Siamo in quello che era il castello di Joseph Gerbollier, oggi municipio del comune di La Salle, cittadina famosa per la propria sagra dei fumetti, per dare il via a quella che sarà la terza tappa del Giro della Valle d'Aosta, la prima delle tappe italiane. Una tappa che potrebbe apparire interlocutoria, almeno sulla carta, ma che in realtà propone quattro Gran Premi della Montagna ed un arrivo in salita assolutamente da non perdere. La prima parte di tappa è praticamente tutta pianeggiante, l'unico strappo è quello di Chateau. Poi, dopo 90 km, si arriva a Sarre, svolta a destra e inizia la prima vera fatica di giornata. È il Gran Premio della Montagna di Verrogne, una decina di chilometri che tendono all'insù. L'inizio è subito impegnativo, contando che prima ci sarà solo del fondovalle, bisognerà stare attenti soprattutto al cambio di ritmo. Poi la strada dà un attimo di respiro, ma comunque le pendenze rimangono importanti. Ci siamo, 1595 metri sul livello del mare, siamo al Gran Premio della Montagna di Verrogne. Bisognerà stare molto attenti a dosare lo sforzo su queste rampe, altrimenti questo rischia di essere un capolinea. Ma andiamo, perché la strada ci aspetta. Superata la salita di Verrogne c'è una veloce discesa che ci riporta a Saint-Pierre. Qualche chilometro di fondovalle e poi si imbocca la terza salita di giornata. È quella che scatta da Intro, il comune dei Papi, e ci porta fino alle Combes. Andiamo a vederla. Superato l'abitato di Intro, si lascia la strada principale, svolta a sinistra ed inizia la salita che porta alle Combes. Qui finisce la salita delle Combes e adesso giù verso Orvieux. Scusate, posso chiedere... Oh, chi si vede? Thierry! Ciao Thierry! Ciao, ciao Andrea! Signori, Thierry Mouret e Vladimir Kuras, due valdostani doc. Beh, ma trovarvi qui è proprio una coincidenza. Questo è? Maurice Gaudin. Sentite ragazzi, io sto facendo, sapete, il solito giro per la Valle d'Aosta. Sto cercando l'arrivo della terza tappa. Mi hanno detto che è a Val Grisange ed è da queste parti. Però io non mi ci capisco più, non mi sono perso. Mi date una mano? Sì, sì, dai. Dov'è che bisogna andare? La direzione è quella. Ok, dai che andiamo. Get up.
Thierry, ma sta salita quanto lunga? Sono 14 km. Ma te la conosci bene? La conosco come le mie tasche, il problema è salire in bici. Perché io inizio già a essere stanco, Dopo una tappa così, non è facile. No, adesso poi viene il bello. Get up.